La principessa del Galles ha svelato il suo nuovo grande progetto la scorsa settimana, dicendo che spera che farà un'enorme differenza per le generazioni a venire. Kate, principessa del Galles, ha affermato che è più importante che mai sostenere lo sviluppo dei bambini, mentre lanciava la sua nuova campagna per la prima infanzia. È arrivato il giorno dopo che la madre di tre figli ha scritto una lettera aperta su quanto siano vitali i primi anni di vita di un bambino. La campagna Shaping Us mira a puntare i riflettori all'inizio della vita di un bambino, migliorando al contempo la comprensione da parte della società dell'importanza della prima infanzia nel plasmare l'età adulta e la società nel suo insieme. Il progetto a lungo termine è stato lanciato dal Royal Foundation Center for Early Childhood ed è stato descritto come il lavoro di una vita della principessa. Ora, un commentatore reale ha il potenziale per effettuare un cambio generazionale, confrontandolo con precedenti progetti reali che hanno sensibilizzato su questioni importanti. Zoe Forsi e Russell Myers, conduttori del podcast Pod Save the Queen, hanno discusso dell'ultima avventura di Kate la scorsa settimana. Il signor Myers ha paragonato il progetto della principessa ai precedenti piani reali, che sono stati in grado di avviare una conversazione. Ad esempio, il re Carlo III è stato un attivo attivista per l'ambiente per più di 50 anni. Tenendo il suo primo importante discorso sulla questione, avvertendo dei pericolosi effetti dell'inquinamento da plastica, nel 1970 all'età di 21 anni. Non è stato fino al 1992 che le Nazioni Unite hanno riconosciuto il cambiamento climatico come un problema serio. Ha detto: "Hanno bisogno che le persone inizino a parlarne per poi capire cosa è necessario e capire quale impatto che può cambiare la vita possono avere per diversi settori della società."